Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Driver TV, programma interamente dedicato al mondo dei motori, al mondo delle corse, ideato, creato e condotto insieme a me come sempre da Grande Pacca, Marco Pacagnella. Buonasera a tutti, buonasera Corrado, buonasera Corrado, Bentornati, Rientrati, bentrovati. Abbiamo ancora la sabbia sui piedi. La eh, sabbia sui piedi, abbronzature <ride> sì, da, da fine stagione. Sì, eh. fin, finché tiene, si, ci si sta un po' con la bronzatura. Assolutamente sì. Eh. Questa sera ripartiamo col botto dopo ah, la pausa sì, estiva, beh. ci siamo fermati. Non, non abbiamo Abbiamo lasciato riposare tutti, quindi mandando puntate di repertorio, ma adesso siamo partiti carichi. Ripartiamo carichi, ripartiamo ovviamente parlando di rally, no, perché io, la prima puntata non poteva che essere così dopo la pausa estiva. E ripartiamo con un grande protagonista del campionato italiano rally, campionato che è giunto lo scorso weekend con il Mille Miglia al suo sesto appuntamento. Si sono già corsi, lo ricordiamo, il Ciocco, Sanremo, Targa Florio, San Marino, Roma, Città Capitale, e appunto il già citato Mille Miglia. Mancano solamente due. Gare alla fine del campionato, il Rally 2 Valley e il Liburna Terra, per decretare il campione italiano Rally 2021. L'ospite di questa sera è reduce da un ottimo secondo posto al Mille Miglia ed è combattuto fino all'ultimo secondo, tra l'altro, ci racconterà fino all'ultimo chilometro, chilometro, anzi metro, metro direi, ed è in piena corsa, in piena lotta per confermare il titolo che già ovviamente aveva vinto lo scorso anno, nel 2020. È un graditissimo ritorno a Driver TV, torna ed è un piacere, Andrea Crognola. Ciao, 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 ciao Andrea, Andrea buona sera, grazie, buonasera buona Andrea, bentornato, ti abbiamo fatto fare le corse per, per non farti <ride> annoiare, <ride> per non farti perdere l'abitudine, <ride> esattamente, bentornato, so che eri in giro appunto, beh, poi parleremo anche di, di quello, ben arrivato in studio, siamo pronti a ripartire eh, dopo questa pausa estiva, ripartiamo col botto, ripartiamo proprio la prima domanda che ti vogliamo fare, è: partiamo dalla fine, dall'ultima gara, dal mille miglia. Quattro prove speciali vinte su sette, e dopo 93 km arrivi a 5 secondi dalla vittoria. La prima domanda è proprio quella: c'è più rammarico per la mancata vittoria? O è un ottimo secondo posto ai fini della classifica del campionato? Eh, sicuramente c'è più rammarico perché la classifica di campionato eh, non era tanto favorevole prima del 1000 miglia, eh, l'abbiamo migliorata però di poco. Mancano solo due gare, quindi speravo in qualcosina di più da questo weekend. Quindi tu dici che va bene il campionato a parte, è difficile recuperare, perché adesso poi racconteremo anche dei, dei problemi che hai avuto lungo il, il, il corso del campionato. Magari la vittoria avrebbe potuto dare quel, quel pizzico in più, quella carica in più per, per riuscire poi a lottare fino all'ultimo secondo. Anche se tutto è ancora da, da vedere. Perché i coefficienti dell'ultima gara sono più alti, mancano due gare. Cerco di, di darti la carica giusta per, <ride> per giocartela fino all'ultimo secondo. No, assolutamente. Fino comunque alla fine non... bisogna crederci, eh, l'ho sempre fatto durante la mia carriera. Ho vinto campionati nelle ultime gare, quindi eh, speriamo che potrà capitare anche quest'anno. Eh, è chiaro che la vittoria nel Cier mi manca da un po' di tempo, e avrei voluto succedesse a mille miglia, non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo due appuntamenti e speriamo di, insomma, già alla Verona di poter assaporare di nuovo questo, questo sapore. E infatti, appena arrivato è il nervosismo eh, eh, cioè, sì. si, si, palpa. <ride> si palpa. Si palpa che... Eh sì, che gli manca la vittoria perché quest'anno è stata una, una stagione un po' tribulata. diciamo così. Eh, però riviviamo un po' il Mille Miglia, andiamo per ordine, riviviamo un po' questa gara e poi andiamo a raccontare un po' come è andato il campionato. Raccontaci un po' queste quattro prove vinte, le altre tre non, non vinte e soprattutto quel piccolo passettino che è mancato per, per arrivare a vincere il Mille Miglia. Ma siamo partiti comunque bene sin da subito perché non avevamo fatto test pre-gara, avevamo fatto udine che però era circa due settimane prima, prima del Mille miglia, quindi automatismi è vero che sono pochi giorni, ma fare dei test pre-gara comunque ti dà sempre una mano per partire meglio su, con gare così corte. Quindi sicuramente è stata una piccola soddisfazione che, che ci siamo tolti. E... Il secondo giorno eh, siamo partiti bene contro avversari forti, Stefano ci è stato davanti sulla, sulla prima prova vera della gara eh, però poi abbiamo recuperato fino a Pertic dove ci ha dato una bella, bella mazzata. comunque 5 secondi alle gare così corte così corta, non sono poche. Eh, abbiamo riattaccato nel secondo giro abbiamo vinto subito la prima, la seconda poi siamo tornati su pertiche e abbiamo ripreso tre secondi quindi ce l'abbiamo messa davvero tutta sì. questo weekend ma onestamente non, non avevamo per stare davanti e uh, si, è meritato, si è meritato di vincere questa gara quindi più di così tu dici no, no, non si poteva fare so, avete dato il, il massimo forse anche qualcosina di più sì, onestamente mi sono guardato anche un po' i passaggi esterni eh, sui vari social o su YouTube eh, proprio ieri e onestamente non, non c'era proprio margine quindi non posso recrimi recriminare nulla eh, perché c'era cioè, me in messa tutta sia, sia io che Pietro che comunque la Freemotor, che Hyundai e Pirelli e ci hanno dovuti accontentare, dai! Chiaro, chiaro. Beh, è un bel accontentarsi, dai, tutto sommato ovvio, <ride> quando sei in macchina, non ti il secondo posto è diciamo una, un accontentarsi relativo però, eh, diciamo, ai fini del risultato è un gran risultato, dai, tutto sommato sì, contando che la macchina alla fine ci è appena arrivata, è nuova comunque siamo già... relativamente cioè, siamo andati li, bene, esatto, cioè, esatto perché la macchina vada tanto po' la nostra strada, tutto però... Come dicevo in apertura, comunque la, la vittoria ci serviva certo. per accorciare un po' uh, sugli avversari, visto che comunque c'è da dire che anche Gian Domenico ha avuto dei problemi, uh, dovevamo approfittarne. Invece anche perché avevo, facendo una vittoria vi avvicinavate ancora di più a, esatto. al duo di testa, e quindi diventava ancora più facile per le prossime gare. Esatto, esatto. Eh, però dai. Cerchiamo di rimanere ottimisti e di avere un bello sprint nelle, nelle prove, sì. Sì, sì, sì. eh? Sì, perché Andrea poi ci ha abituato a lui giustamente Giusto, vuole vincere. Eh beh, quindi ovvio. quando non riesce a vincere questa stagione, un po' è stata Giro, così: Girolize ti bene. girano un po', un po' i maroni, <ride> se, esatto. come dicono in un'altra regione italiana, non, esatto. non quella della nostra. Lei accennato tu nuova macchina, nuova Hyundai. Quindi la domanda che ti avrei fatto, e te la faccio all'anticipo: è come, come ti stai trovando appunto con questa nuova Hyundai? La macchina è sicuramente più semplice da guidare, eh, più semplice da portare al limite rispetto alla, alla vecchia R5, eh, bisogna un po' adattarla a, che sono, a quelle che sono le caratteristiche delle nostre strade e a quelle che sono le caratteristiche della mia guida. Eh, siamo già a un buon punto. Ormai il livello dellr 5 è molto molto alto e bisogna cercare di lavorare sui dettagli per trovare più velocità perché altrimenti si fa fatica a vincere qua, abbiamo perso la gara di 5 secondi, quindi sì, sono, sono km, 3 km, km e niente. E dunque bisogna veramente cercare di limare ogni dettaglio, cercare magari di riuscire a preparare ancora meglio le gare con dei test magari più approfonditi, e, visto che la macchina è nuova mm. e quindi bisogna... Mm, bisogna metterci anima, anima e corpo e, e buttarsi a testa fitta nelle ultime due gare perché sì, ripeto il campionato alla fine è matematicamente difficile ma rimane aperto e, e speriamo visto la prima parte del campionato che è stata un po' è stata molto sfortunata per noi eh, di poter essere più fortunati negli ultimi Gli appuntamenti, ultimi anni, dai. Certo. Eh, penso che un po' di fortuna non guasta che <ride> negli Beh. ultimi anni, anche nel 2019, comunque abbiamo perso il campionato per di in idroguida con la macchina nuova. Sì. Perciò, Sei durante la mia carriera, la eh, diciamo che <ride> ho avuto sicuramente anche dei momenti fortunati, ma forse sono stati più quelli sfortunati. Si quindi sfortunati. speriamo che a un certo punto tutto ci, ci ritornerà. Con Allo un po' di fortuna l'hai. Eh. Qualcosa ancora ti deve, insomma. Eh, penso che <ride> sì. l'ultima gara poi è sulla terra: i test ufficiali della Hyundai, ho visto che hanno lavorato tanto sulla terra, magari a livello prestazionale sulla terra diventa ancora più eh, redditizia, e quindi magari hai più possibilità di, di giocarti l'ultima gara e fare un, ancora meglio un risultato. Sì, può essere. Diciamo che l'ultima gara con i regolamenti di quest'anno. Diventa un po' complicata perché comunque noi del Cir partiremo davanti a quelli del, del Cirt, del Campo Italiano Terra. E abbiamo visto San Marino comunque che durante il primo giro di prove prendevamo sia io che Gian Domenico che, che Fabio Candolfi. Che sì. Eravamo un secondo al chilometro di distanza da, sì. dai primi. Quindi nel secondo giro poi eravamo tutti attaccati. Perciò, sì, perché me... davanti pulite la strada, esatto, cioè, sì, sì, diventa, per questo motivo. Un problema. Perciò secondo me l'ultima gara è a coefficiente uno e mezzo, ma non penso che per noi tre ci sarà possibilità comunque di fare bottino pieno. Quindi. non lo so, vediamo dai. Eh, come dicevo, bisogna crederci fino all'ultimo. Assolutamente. Questo è fondamentale, questo è fondamentale, capisco perché c'è un po' di, di amarezza, certo. perché giustamente un paio di gare, soprattutto all'inizio del campionato, sono, sono andate un po' storte per motivi tecnici, tra l'altro. E quindi ripartiamo da lì, riprendiamo un po' dall'inizio, so che è, è come, <ride> <ride> è come <Tra> girare <ride> il pugnale nel, nella ferita. Ripercorriamo un po' anche il campionato, partiamo, facci rivivere appunto le prime gare, che appunto hai già accennato che non sono andate come speravi. Sì, al Ciocco siamo partiti, e purtroppo sulla prima prova vera della gara, sulla seconda prova vera, si è, si è rotto un semiasse e perciò abbiamo perso tantissimo tempo. Eh, siamo arrivati, abbiamo chiuso forse non, non mi ricordo neanche, sono onesto. E a Sanremo siamo andati bene, su un fondo difficile, eh, abbiamo fatto secondi dietro al nostro compagno di squadra Brin. Uh, dopodiché siamo andati al Targa Florio e non siamo neanche partiti in gara. Eh, abbiamo fatto lo showdown e ci siamo fermati. Hai eh, fatto un viaggio eh, in Sicilia, esatto. così, un po' di vacanza. Esatto. Te a te che piace viaggiare. Eh. <ride> <ride> eh, dopodiché a San Marino abbiamo avuto un problema con un ammortizzatore, e anche lì ci siamo ritirati. Eh, poi siamo passati a Roma. O Roma è andata abbastanza bene, anche lì. Puntavo a vincere visto che una gara che mi piace particolarmente, però abbiamo preso una, un detrito, una pietra, comunque sia in un, fuori da un taglio, eh, e abbiamo, abbiamo forato, quindi abbiamo chiuso secondi e poi, appunto, l'ultima di Brescia dove abbiamo fatto un'altra volta secondi, e, e quindi meno male è stata un po'. Uh, c'è stato di mezzo Udine che abbiamo fatto come uh -huh. gara a testa almeno lì abbiamo vinto una magra consolazione uh, però, però un po' di morale, un po di morale eh, esattamente ti ha aiutato a tirare su sì, un po' il morale sì. visto che appunto tra una e l'altra c'è stata questa vittoria con la nuova macchina tra l'altro quindi eh, questo è eh, guardando Andrea conoscendolo sì, perché sì, è già sì, venuto sì, a esatto. trovarci lo scorso anno eh, prima dell'inizio del campionato e anche alla fine da, da campione italiano è chiaro che si capisce rammarica ti girano io, i maroni come sì, hai detto sì, tu si prima. capisce che è <ride> eh, giustamente un po' di eh. nervosismo, ma è giusto eh, che sia così. È così. Deve, essere, che... deve essere diciamo, la chiave di volta per essere ancora più determinato e portare a casa più risultati e più punti possibili, ovviamente, eh, per le prossime sì. gare. Assolutamente sì. Poi è facile dirlo da qua, sì. <ride> quando poi sei in macchina legato col casco, la cosa cambia. No, sicuramente sono problemi che possono capitare alla fine, eh, fa parte di una stagione, bisogna metterlo certo. in conto. Certo, che onestamente tre problemi così su otto gare alla fine eh. ti azzoppano. Sì, fosse un, un campionato po'. da 20 gare, esatto. dici, vabbè. Eh, quindi non è colpa di nessuno: sono pezzi, si possono rompere. Ci siamo comunque rimboccati le maniche e niente, dai. Fino a questo momento è andata così la fortuna deve per forza aiutarmi le ultime due gare da sì. adesso in poi esatto le prossime gare deve, deve ritornare qualcosa qualcosa che, che ti ha preso noi nel frattempo siamo arrivati alla fine del primo blocco come sempre fermi sul divano perché abbiamo ancora tante domande da fare ad Andrea fermi con le cinture di sicurezza allacciate non è cambiato niente come prima de dell'inizio di agosto torniamo fra un minuto con Driver TV E noleggio di auto nuove, usate, di importazione e a chilometri zero. Autotecnica la potete trovare a Torre Boldone in via Lombardia 57 oppure presso l'area di servizio IP Ossola Top Car in via Regione Nosere 12 a Domodossa. Garanzia ed assistenza post vendita, servizio pneumatici completo e controlli accurati su ogni vettura consegnata sono solamente alcuni dei servizi Autotecnica. Passione e qualità vi aspettano da Autotecnica. Oltre 30 anni FC Tecnoimpianti progetta, realizza, installa ed effettua manutenzioni di impianti tecnologici ad alte prestazioni su tutto il territorio nazionale. Grazie all'esperienza pluriennale è in grado di fornire a tutti i suoi clienti un servizio a 360 ⁇ ed un'assistenza H24. FC è in grado di gestire ogni tipo di urgenza anche da remoto, così da poter risolvere qualsiasi richiesta di intervento nel minor tempo possibile. FC Tecnoimpianti il futuro è già qui. fallo duro. Di nuovo in studio con Driver TV. Durante la pausa pubblicitaria, Andrea ci ha raccontato ogni. Minimo metro fatto esatto. delle, di tutte le gare di questo campionato, mancano ancora due gare. La prima domanda era proprio quella: se in prospettiva di queste ultime due gare di campionato farete qualche test con la nuova macchina, c'è qualche cosa che bolle in pentola o ancora non si sa? Al momento non lo so, però, visto che il campionato è ancora aperto, sono ottimista e spero che, che comunque sia, ci prepareremo bene per le ultime due gare. Visto che comunque Verona è una gara dove sono sempre andato abbastanza bene eh, l'ho anche vinta due anni fa lo scorso anno ero primo ho toccato errore mio e sono uscito mi sono ritirato e, e l'altra invece è inedita un po' per tutti penso che nessuno del CIR l'abbia fatta e sicuramente visto che è su terra non corriamo spesso terra spero di insomma Fare un po di, di fare un po' di strada visto che a San Marino alla fine ho fatto metà gara neanche quindi sicuramente ho bisogno di chilometri su terra e quindi noi ti auguriamo di arrivare fino all'ultimo metro e magari di arrivare con un ottimo risultato. Esatto. Solitamente driver non lo dico quest'anno, l'abbiamo detto l'anno scorso che Driver TV porta bene, bene. e l'anno scorso ha portato a casa il campionato. Esatto. Quest'anno per Scheranzia non diciamo, non diciamo niente. niente. Stiamo... Perché se Stiamo no, torna, nostro, torna, eh? torna, torna e ci picchia. Esatto. La classifica dice: questo 'A due gare dalla fine, basso con 88 punti, Andolfi 74 e mezzo e appunto Andrea con 65 e 5. È vero che la distanza è. Il gap è piccolo. Però, però sono due gare:'. chiaramente e i punti sono risicati assolutamente senso, sì la, bisogna, il campionato giustamente, è come dice Levisa a crederci fino in fondo una cosa interessante che ci diceva proprio nella pausa pubblicitaria è che il livello si è alzato è vero che tu hai una squadra ufficiale ma è anche vero che chi non ha comunque una squadra ufficiale ha delle macchine comunque che, sono, che fanno delle ottime prestazioni quindi la differenza se magari qualche anno fa era un pochino più marcata adesso è minima ci sì, stai raccontando un po' questa cosa anche? sì probabilmente Qualche anno fa diciamo che c'era anche un po' più di libertà nel preparare proprio la vettura da gara, mentre adesso magari quando si ordina un R5 arriva già comunque tutta pr pronta, pronta gara. gara, quindi sicuramente magari e il ghiaccio è solo nella capacità delle piccolezze esatto, che esatto. si riescono a creare magari sulle rampe di differenziali, sulle sull'alteratore di ammortizzatori per ottimizzare per avere la macchina più performante del tuo avversario. Sì, anche perché capita anche nel, nel mondiale, nel wrc 2 nel wrc 3 Uh, comunque sia, magari dei piloti privati delle prove stanno davanti ai piloti del WRC2 con le macchine ufficiali. Dunque vuol dire che il livello se certo. un team la macchina la tiene bene è più o meno alla pari. Ovvio e... che se poi ci sono delle evoluzioni, il team ufficiale le avrà cilettino. prima, certo. però secondo me a livello del, delle macchine dell'R5 il giorno d'oggi, che sia Hyundai o altri marchi è molto molto simile quindi alla fine le, le piccole i piccoli dettagli E i piloti a volte riescono a fare la differenza Beh, basta vedere a roma che era valida per il campionato europeo voi piloti italiani siete stati davanti tutti ai concorrenti dell'europeo che Corrono anche con macchine ufficiali. Sì, quindi sì. questo certifica che il livello dell'italiano è molto alto. Cioè... Sì, tutti gli anni, alla fine, quando i ragazzi dell'Europeo vengono a correre a Roma, devono scontrarsi anche contro di noi. Eh, ormai la gara la conoscono anche loro perché la facciamo certo. da 3-4 anni. Le prove sono sempre quelle. Quindi non c'è più la scusa, magari come 3-4 anni fa, che ehm. è stata la prima edizione. Che magari noi le conoscevamo già un po' di più perché avevamo già corso. Uh, quindi, e poi è chiaro che se noi andiamo a fare le gare europee che non conosciamo contro loro che le conoscono facciamo fatica. Certo. Uh, quindi sicuramente il livello è alto lo dimostrano ieri alla fine di stacchi fine gara. Eh sì. Sì, sì. E quindi non solo le macchine prestazionali ma anche i piloti con cui concorri di gara in gara di chilometro in chilometro sono persone insomma con i contro, non si può dire in televisione ma avete capito cosa, <ride> di cosa stiamo parlando. E quindi è, è difficile, capisco che se c'è il nervosismo per non essere riuscito ad arrivare davanti è una cosa normale. Ed è... Facciamo un passo indietro. Eh, I nostri telespettatori vogliono sapere tutto, è un po' come il calcio a mercato. Il passaggio de, dalla Citroen alla, alla Hyundai, come è avvenuto, come sono stati i primi contatti, perché hai deciso di, di fare questa scelta e che cosa ti aspetta invece il futuro, quindi in prospettiva anche prossima stagione. Ma lo scorso anno il campionato era andato, è andato bene, però purtroppo per motivi di Covid eccetera, Uh, hanno dovuto prendere decisioni che non prevedevano più un, un programma ufficiale o semi-ufficiale nel 2021, uh, dunque Hyundai mi ha fatto comunque sia un'offerta migliore, un, avevo in mano un progetto più concreto in cui, ci cre in cui credevo mm -hmm. e in cui chiaramente continuo a, continuo a crederci e perciò la scelta è stata abbastanza semplice da prendere. Per il futuro al momento non abbiamo ancora parlato di, del 2022, però è anche vero che secondo me abbiamo iniziato un cammino quest'anno e non penso che un costruttore abbia investito in un campionato per rimanerci solo no, un no. anno. Quindi vediamo innanzitutto come vanno le ultime due gare e poi sicuramente parleremo del, del futuro tra l'altro sei rimasto anche sfortunato nel, nel discorso Covid perché eri nel, nel, in app del Sardegna nella squadra ufficiale del nel Rally 2 e col fatto che sei ti sei trovato il Covid non hai potuto partecipare insomma, altro rammarico e altro giramento di Maroni tanto per rimanere in tema mettiamo un conto con la sfortuna esatto, e vale che. quello che sono un po', un po'... Agitato? Eh beh, no però dai, sì, beh, bisogna eh, anche poi saper accettare queste cose qui, è come secondo posto del 1000 certo. alla fine bisogna dare merito, merito a, a chi ha vinto, a vinto perché comunque sia è andato più forte e il tempo fino alle gare lo dimostra e bisogna saper accettare insomma certo. dai, quindi merito sicuramente a loro e merito a tutti i piloti che quest'anno si stanno scontrando contro di me nell'italiana perché come si diceva il livello è veramente alto. Sì, Questo. e poi è bello perché se non siete, un po' di anni fa c'erano le due teste di serie che si giocavano così, adesso c'è un bel ventaglio di piloti che può essere in ogni momento quello che vince o quello che arriva secondo e quindi c'è un continuo contraccambio e sì. è bello, è entusiasmante per chi guarda da fuori. C'è più gente che ti può togliere i punti, insomma. <ride> Speriamo che mi diano una mano da questa. Eh, eh, vedi, vedi che alla fine anche quello potrebbe essere, che, appunto, come dice il pacca, potrebbe esserci qualche eh. sorpresina di qualcuno che magari non è sempre lì davanti, sì. ma poi fa le squale gare riesce che, a, che a portare a casa qualche podio, quindi porta via punti a chi era davanti. E eh, quindi è tutta da giocare fino, fino alla fine, come, come si dice sempre. Questo ti fa onore. Poi, i grandi campioni, secondo me, si vedono anche nei momenti di difficoltà. Quest'anno, appunto, la, la stagione non è stata all'altezza le Aspettative, ma è proprio lì che secondo me bisogna dare quel, quel qualcosa in più che serve. Sto cercando di tirarti sul morale no, per no, no. <ride> un po' più di carica. Quando c'è fuori attributi, comunque si immagino che, che tu non abbia problemi da no, questo no, punto di vista. Quindi <ride> nei, momenti giuri, nei momenti giusti, poi comunque mi carico, mi carico abbastanza, perché per vincere serve anche questo. Certo, ci vuole anche la carica esplosiva di dire boh, adesso fuori gli attributi e via, si, si tiene giù il Assia. piede. Quindi non è che loro non lo tengono giù lo tengono giù, spesso e volentieri. <ride> Ovviamente, stiamo parlando di livelli di campionato italiano: di, di gente che ha il piedone pesante, come diciamo noi qui a driver. E si parla di secondi tra uno e l'altro, diciamo eh, che anche decimi. A volte anche decimi, eh. esattamente perché sì, sì. 5 secondi sono 93 km/h. Dire che sono decimi, eh, decimi sulle prove sono 8-10 dec, decimi eh certo. per ogni prova. Per cui, proprio eh, è niente e per non farti mancare niente, oggi sei qui da noi proprio perché eri in zona, perché sei anche istruttore della Vittorio Caneva School. Quindi cambio un attimino argomento così parliamo d'altro. <ride> Raccontaci anche di questa esperienza. Immagino che sia una, una gran bella esperienza eh, e anche. In qualche maniera, oltre a trasferire la, la tua esperienza a qualcuno che sta per imparare, eh, ti arricchisca anche dal punto di vista umano un'esperienza un del genere? Assolutamente, è l'anno scorso che collaboro, che sono diventato istruttore della scuola e devo dire che comunque sia anche stando su sedile di destra riesco a capire alcune cose che difficilmente magari si possono capire quando si quando guidi magari devi ascoltare il navigatore guardare la strada, girare il volante schiacciare capire quello che pedali. fa la macchina e quindi eff effettivamente mi sta arricchendo anche sul profilo proprio tecnico, nel mio bagaglio tecnico eh, sto conoscendo tante persone magari prendo spunto anche da alcuni Piloti bravi che, che vengono su migliorare alcuni piccoli dettagli e, ed è un piacere lavorare con loro. Uh, diciamo che tutti i piloti che sono passati da quando sono lì sono stati via molto contenti. Uh, sono abbastanza rompiballe quando faccio <ride> uh, l'istruttore, però perché voglio garantire a chi viene un certo tipo di servizio e voglio effettivamente far migliorare. Uh, chi viene a fare il corso e fino a questo momento non abbiamo avuto lamentele, speriamo di, di continuare. <ride> anche perché così. è un classico vittorio nella sua carriera, ha, è stato da parte a un sacco di eh campioni sì. che hanno vinto anche titoli mondiali e sì. sono tutti nelle classifiche dei rally del, del VRC. Sono quasi tutti che sono passati sotto le sue, passami il termine, sgrinfie. Sì, quindi sì, sì. è un onore lavorare per lui. Assolutamente, sì, sì. La scuola, penso sia la scuola di rally più importante al mondo: una eh, realtà sì. solida, e il fatto che sono passati e continuano a venire anche i piloti nel mondiale, alla fine dimostra che effettivamente qualcosa di, di, buono, di buono, di concreto, assolutamente, è, assolutamente. e poi l'ho provato io sulla mia anche esperienza. Il esatto, registro esatto, no? di Vittorio Sì. All'inizio della mia carriera sono stato qualche, qualche volta e sicuramente mi ha aiutato nel mio processo di, di crescita. Ti ha aiutato da prima e ti sta aiutando anche adesso da, da istruttore. Com'è esatto. stato il passaggio? Com'è che hai pensato di iniziare a fare anche l'istruttore? È successo qualche, qualcosa o ti no, sei... proposto no, in realtà mi hanno, ah. mi hanno cercato loro, uh -huh. eh, per me è stato ovviamente un, un piacere. Certo. Eh, sapevano che lavoravo già come istruttore anche... Un'altra struttura che però non c'entra con i rally, e quindi magari ero già abituato ad alcune cose, a, ad essere a contatto con, con, con il cliente, e quindi sono partito magari già da, un, da uno step in più rispetto magari a prendere una persona che non aveva mai, mai fatto istruttore, e poi no. penso che sicuramente anche i miei risultati Vabbè. negli ultimi anni abbiano Comunque spinto loro a a cercarmi e quindi per il momento la, la cooperazione va a gonfiare. Funziona alla grande, insomma, è, quella va, va bene. E allora prima di chiudere, proprio due secondi, due, un consiglio solo uno a qualcuno che vuole intraprendere la carriera da pilota di Rally, giusto la prima cosa. Bisogna prima. essere bravissimi e cercare degli sponsor. <ride> <ride> Ottimo, consiglio. Ottimo consiglio, prima ancora di girare qualsiasi sì, tipo sì, di volante. Esatto, devi sì, essere... Perché sì, è... si vedono magari piloti molto molto forti eh, che magari non hanno neanche la possibilità di fare un programma chiaro. intero, fanno solo gare spot, Viene un esempio lampante, Albertini mm, comunque quest'anno si è fermato al Targaflore per una toccata e praticamente è non saltare. è venuto eh sì. nelle gare successive, qua ha vinto perciò Diciamo che mi, mi è venuto in mente certo. lui così, eh, anche perché mi ha battuto, quindi sono un po' <ride> papirato, <ride> però sicuramente bisogna essere bravi, bravi certo. a cercare degli sponsor. Eh Sì, è fondamentale tanto e la, quanto e andare è la, la capacità principale. Oltre poi, questo vi... ci vuole passione, dedizione, pazienza, perché è uno sport dove l'esperienza è fondamentale e quindi e non aver Bisogna fretta di salire macchina grossa ma a partire dalla base, dalle macchinette piccole che anche le macchinette piccole hanno il loro, il loro perché perché voglio dire che uno che corre col 106 è meno bravo di chi corre no. con l'R5 anzi solitamente è tante <ride> volte contrario. Penso il contrario penso sì, sì, esatto. sì. No, il contrario anche vero. io per esempio sono salito per la prima volta su un R5 a 26 anni quindi ho fatto una gavetta forse anche in troppo lunga, però non avevo i fondi per poter fare il salto certo. di qualità. E... Ma bisogna fare le cose step by step, sempre assolutamente, fondamentale, lo diciamo sempre, come si facciamo una volta. Esatto. Timer dice zero, ci fermiamo anche noi, torniamo fra un minuto. Fermi sul divano con le cinture di sicurezza allacciate. Fra un minuto di nuovo con Andrea e con Driver TV. Vendita e noleggio di auto nuove, usate, di importazione e a chilometri zero. Autotecnica la potete trovare a Torre Boldone in via Lombardia 57 oppure presso l'area di servizio IP Ossola Top Car in via Regione Nosere 12 a Domodossola. Garanzia ed assistenza post vendita, servizio pneumatici completo e controlli accurati su ogni vettura consegnata sono solamente alcuni dei servizi Autotecnica. Passione e qualità vi aspettano da Autotecnica. Da oltre 30 anni FC Tecnoimpianti progetta, realizza, installa ed effettua manutenzioni di impianti tecnologici ad alte prestazioni su tutto il territorio nazionale. Grazie all'esperienza pluriennale è in grado di fornire a tutti i suoi clienti un servizio a 360 ⁇ ed un'assistenza H24. FC è in grado di gestire ogni tipo di urgenza anche da remoto, così da poter risolvere qualsiasi richiesta di intervento nel minor tempo possibile. FC Tecnoimpianti Il futuro è già qui fallo Di nuovo in studio con uh, Driver TV, siamo arrivati al terzo blocco, quello che solitamente diventa il senza tuta di Andrea. Già sappiamo parecchie cose as perché è già venuto a trovarci più di una volta quindi ci aveva già raccontato as un po' di cose. Una cosa che mi aveva colpito delle, delle puntate precedenti che ha fatto con noi a Driver TV era che non lascia niente al caso: la preparazione e viene seguita quindi... nei minimi particolari. E questa stagione è iniziata proprio con. Ti sei, hai, hai voluto a, a aumentare ancora di più la preparazione partecipando all'ice challenge. Salutiamo anche. Tra l'altro, gli amici della de Ice Challenge con il Car Cross era la tua prima esperienza su ghiaccio? Se non vado errato, esattamente sì. sì, sì Raccontaci sì. un po' come è, com è andata e, e mi sembra che ci hai, hai detto che ti piacerebbe anche riprovarla. No, sicuramente ho trovato un bel ambiente, eh, mi, hanno accolto, mi hanno accolto bene. Sono contentissimo di aver partecipato perché comunque è stato un bel modo per rimanere in, in allenamento. allenamento di no, solito no. nella pausa invernale. Eh sì. Non è che si fa molto, e anche perché i test co costano abbastanza. Yeah. Perciò è stato un bel modo per tenersi in allenamento. Poi ho col trovato un cross posteriore: se... sì, sì, anche solo di traverso si sì, sembra sì, sì, divertentissimo. Li <ride> e tra l'altro devo dire che ho trovato un livello altissimo. E quindi quando poi c'è la competizione c'è cioè l'agonismo, ti porta a voler migliorare, di fatti, le prime gare diciamo che le ho buscate per bene da, da quelli che sono insomma i premiatori di questa specialità Tutti. dei car cross e poi mi sono piano piano iniziato a difendere, l'ultima gara sono riuscito anche, anche a vincerla e quindi è stato bello, è stato, mi ha insegnato perché è la prima volta che usavo un... Una, una ma un macchinario sì, un po' e dunque devo ringraziare tutti quelli che hanno permesso questo e ringrazio uh, ovviamente anche gli amici di, di Ice Challenge per avermi accolto e speriamo di poter tornare quest'anno e magari cercare di fare uno step in più e portare a casa qualche garetta in più dai, mi piacerebbe <ride> Quindi l'idea è quella appunto di, di tornare Vede. anche con il, con il 2022, con la salle 2022. Il viaggio è sempre stato, abbiamo sempre detto che è stato una, diciamo, un allenamento, una palestra per chi guida perché si acquisisce un sacco di sensibilità che poi utilizzi poi ovviamente anche in macchina, quando trovi un terreno a bassa aderenza la sensibilità che acquisisci ok che non è un 4x4 però tenere una macchina di traverso per parecchi metri devi avere una vera sensibilità no no eh, come ho detto in precedenza mi ha, mi ha insegnato tanto e poi mh, devo dire che anche le gare sono state strutturate bene perché eh, hanno avuto tantissimo successo quest'anno certo. e hanno diviso in sa il sabato e la domenica il sabato c'eravano le car cross più le legends mi sì, pare sì, esatto. e la domenica le macchine quindi riusciva anche a fare qualche manche in più e qualche giro in più. E a parte il freddo <ride> e soprattutto a Livigno è stato eh, pesante sì. devo dire che divertimento e nonostante alla fine ci fosse un po' la gare, le gare a porte chiuse comunque qualche Poticente spettatore qualche, qualche spettatore c'era e spero che quest'anno sarà tutto a posto perché almeno anche i ragazzi che lo organizzano eh, potranno avere il pubblico che, che effettivamente si meritano, meritano certo sì e allora sarà contento Luca abbiamo dato una notizia in, in anteprima già mesi prima Luca <ride> esatto. probabilmente Andrea ci sarà adesso vediamo come vanno tutte le cose ma sembra di sì quindi Luca sarà sicuramente contento, contento perché ci teneva già l'anno scorso e quindi questa sarà la preparazione adesso ne andiamo invece a parlare delle ultime due gare so che le prove ancora non, non le conosci e come stai preparando appunto questi ultimi due appuntamenti del, del campionato? ma di solito quando escono le prove se ci sono state delle delle prove uguali agli anni precedenti, mi guardo, mi studio poi i miei camera car. Eh, Verona lo scorso anno è stato un appuntamento particolarmente difficile eh, perché c'è stata nebbia, e poi un fango, molto difficile, pioggia e mh, ha messo in crisi parecchi equipaggi e tra l'altro, anche me stesso perché ho sbattuto, ho toccato su una curva una, una radice, eh, e mi sono dovuto ritirare. Tra l'altro, in quella curva lì siamo usciti in tre equipaggi nelle prime dieci macchine, perciò, questo sa significare quanto la gara eh, fosse, fosse difficile. L'ho fatta anche con l'asciutto 2018-2019, eh, chiaramente con l'asciutto risulta più semplice. Eh, è una gara che, come dicevo anche in precedenza, sono andato bene, mi piace, l'ho vinta il 2019. Eh, spero che rimetteranno il bezzo perché secondo me è la prova del Rally 2 Val degli ultimi mm, due du, du anni, escludendo lo scorso anno. A me piace tantissimo perché si addice un po' alle mie caratteristiche di guida. E chiaramente quando si va bene le, le prove piacciono sempre. Ovvio, <ride> però vedremo yeah. nei prossimi giorni. Forse hanno fatto una presentazione o ieri sera o devono farla stasera. E quindi a breve Dovrebbe si saprà uscire... un po' quello che. Quello che sarà il, il percorso, e mentre quella su terra è una new entry per sì, tutti. Esatto. Anche perché ha fatto parte del campionato di zona, di conseguenza, eh, chi fa l'italiano non, non ci ha mai messo le ruote. Magari. Esatto, quindi dovrebbe, dovrebbe essere una novità un po' per, per tutti e vedremo. Ho sentito da chi l'ha fatta. Che comunque è una gran bella gara. Eh, dovrebbe essere una sostituta del Tuscan anche secondo me era una gara stupenda. Mm -hmm. E quindi ci concentriamo prima su Verona, una, e poi, una alla volta, e poi, no, esatto, volta. Esatto, e poi pensiamo all'ultima su terra. Chiaro, una prova sì. speciale alla volta, esatto, <ride> esatto. C'è stata da poco è venuta fuori la notizia: che sembra che Monza sembra che rientri a fare l'ultima tappa del mondiale rally. Io l'anno scorso ho partecipato e insomma, una bella gara così. Eh, tu cosa ne pensi di questa gara? Cioè, pensi che sia un, un buon viatico per diciamo, portare il Mondiale ancora in Italia oltre la Sardegna o ha una valenza un po' così perché cioè, come è stata strutturata non è prevalentemente carina? Io l'anno scorso non, non l'ho sì. fatta, però devo dire che onestamente l'ho seguita su URCL Live, ho visto sì. quasi tutte le prove eh, in diretta. Dall'esterno, come format, alla fine è stato secondo me abbastanza accattivante. È chiaro che si è andata un pochettino a snaturare mm, il rally, certo. Però, alla fine della fiera, secondo me, bisogna essere contenti che abbiamo avuto. Siamo stati l'unico stato ad avere, avere due appuntamenti del Mondiale Rally, mondiale rally in vero. Italia. Eh, si è potuto decretare il vincitore del mondiale, perché altrimenti si rischiava di non no, avere una validità. Certo. E alcuni piloti, ad alcuni è piaciuta, ad alcuni meno però come dicevo in precedenza di solito quando vai bene in una gara ti piace certo. quando vai male non ti piace quindi okay. secondo me la verità e poi l'anno scorso diciamo che ci sono state proprio delle condizioni meteo veramente avverse eh, perché, sì, perché sì, abbiamo trovato sì. la neve che non era preventivata eh, il parco di Monza si è poi eh, rivelato allagato un, un allagato eh, sì. e un campo minato perché sì, poi sì. non avendo le, le gomme dovevamo andare con le gomme da neve su, sull'air cioè è stato impegnativo eh. per, allora per noi Diciamo autisti della domenica è stato impegnativo. Sicuramente i piloti ufficiali hanno anche loro faticato perché non è stata una, una passeggiata di salute, come si pensava che, sai, Rally di Monza, il vecchio rally show sarebbe diventata un po' una, 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 una gincana. E invece così è stato veramente entusiasmante. Per sì, loro. anche perché tanti piloti hanno comunque sbattuto. Questo sta a significare che la gara, effettivamente, è stata, è stata dura. E tra l'altro. Ci tengo a sottolineare che anche il vecchio Rally di Monza, anche tu l'hai fatto sì, parecchie volte, sì, sì, sì. non è poi così facile non è come, come dicono, può sembrare certo. all'esterno, ha sì, le sue sì, particolarità sì. e per andare bene eh, devi fare tutto le cose al top. tutto al top, perché altrimenti poi anche no. lì il, il ritmo era, era elevato. Eh sì. però Beh, vediamo Allora, 2018 tu hai vinto il Rally di Mondo. 19, 19, 19, sì, davanti al sì, sì, esatto. Sì, sì, R5. esatto è, insomma, eh... Eh, te la giocavi con Sordo, con eh, sì, con con sì, 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 eh, diciamo vuol dire che per arrivare a vincere hai dato il 110% e non hai lasciato niente al caso, no, come... e Poi è chiaro che in una gara così magari è più di fuga rispetto al rally normale, certo. questo è classico. Però secondo me il format dello scorso anno, magari anche come gara conclusiva della, del Mondiale Rally, a livello di spettacolo. Eh, L'anno scorso eh. purtroppo abbiamo avuto il Covid che non ha permesso il pubblico. Se quest'anno c'è la possibilità beh, che ci sia pubblico me deve pur... essere una cosa esagerata. Eh, perché sì, sì. con le tribune di Monza eh, e tutte le viette così okay. deve eh, essere sì. una cosa micidiale. Se poi anche organizzano dei, dei, dei pullman navetta che portano nella Bergamasca a vedere le prove, riescono a fare una cosa tipo Finlandia, dove eh, è tutto organizzato al top. Sicuramente è bello. E poi penso che se sarà riconfermato alla fine, perché la formula che è stata è... portata è vincente, è vincente. quindi per attirare più pubblico per far diventare e anche col, una, una prova un po' diversa dalle altre esatto. secondo me ci sta basta che sia un'eccezione esatto. non che poi diventi tutto così però una gara così in tutto l'anno effettivamente stare. magari ci può, ci può anche stare per dare un po' di, di cambiamento esatto anche per avvicinare un po' la gente eh, sì. al sì, sì, rally sì, sì, sì. Visto anche che... perché appassionati ce ne sono veramente tanti eh, sulle sì. prove speciali allo scorso eh. anno sarebbe stato un disastro. Pieno. avuto qualche problemincia. Sì, sì. Che è gente gestirla, un, un po' cenera esatto. sotto esatto. lockdown. Sì, sì, Quindi sì, figurati sì. Sienza sarebbe stato, secondo me, veramente sì, sì. pieno altro che sold out, ah, sì. Sì, sì, no. e il pacco lo so bene. Eh, tu, invece, non l'hai fatta? Allora, la domanda visto che il pacca l'ha tirata in mezzo, io te la butto lì. Ti piacerebbe? Se dovesse essere, come dice il pacca, che a dicembre ci ritroviamo a, a ripercorrere in un altro momento così storico per l'Italia Guerri. Allora, ti piacerebbe essere al Via? Ah sicuramente eh. dai Visto che la Sardegna eh. Lo vuol saltare andato. Causa forze maggiori eh. sarebbe, sarebbe bello Poter fare una gara di mondiale Comunque sia In Italia Una gara vicino anche a casa mia Perché sono uh -huh. Comunque vicino Una gara che Mi è sempre piaciuta Nell'autodromo E quindi mi piacerebbe Scoprire anche le prove Credo che qualcosa Avevo già fatto Nel 2013 uh, Al pre-alpi aerobiche Sì, sì. Quindi qualcosina sì forse la Selvino sì esatto esatto quindi speriamo dai, dai, dai. bisogna chiedere a, ad Adamo se <ride> se ve no. la farà fare però dai concentriamoci sulle ultime sì, due esatto. e poi pensiamo esatto. una poi cosa eh. una volta e poi eventualmente andiamo a finire in bellezza questa, esatto. questa stagione infatti, vediamo infatti. di magari ti trovi anche col pacca perché eh, immagino beh, che tu se lo... la fanno sei sì, pronto beh, ovvio, al via Io eh. sarò, se, anche se perché l'anno fanno... scorso te l'hanno fatta corso eh, non no, proprio tutta 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 quindi scorso ho fatto il trasferimento a Selvino quindi vorrei la, un vorrei po farla in prova la voglia ah, di riprovarla assolutamente nel frattempo noi siamo arrivati praticamente alla conclusione di questa prima tappa prima nostra esatto. prova speciale dopo l'estate dopo il mese di agosto dello stop di agosto Andrea noi ti facciamo davvero tanto in bocca al lupo per le prossime due gare io lo dico sempre Driver TV porta bene ti ha portato bene l'anno scorso sono convinto che ti porterà bene anche quest'anno sto toccando la tocchiamo tanto, tocciamo, tanto, tutto, tanto, tocciamo, tanto tocchiamo sì, l'inquadratura la... <ride> <ride> è alta qui sotto esatto. da, la vita in giù e non si vede niente quindi possiamo, possiamo andare a chiudere grazie ancora per essere stato con noi è sempre un piacere riaverti qui a Driver TV in chiusura noi andiamo a ricordare anche i nostri appuntamenti ovviamente vi terremo compagnia dal giovedì in avanti per tutto il weekend qualora non facciate in tempo a vederci in diretta ci potete poi rivedere sulla nostra pagina Facebook Driver TV oppure sul canale YouTube sempre Driver TV dove il pacca va a postare tutte quante esatto. le puntate dalla prima all'ultima potete andare anche a cercare quelle di Andrea dello scorso anno esatto. se, se avete visto che andate a cercare e invece, il sabato sera, sempre sulla appuntamento su Sky, Sky sulla, sul canale 229, appunto della piattaforma in Sky alle ore 22 circa. Andrà in onda, vi terremo compagnia anche il sabato sera. E quindi ripartiamo alla grande per questo finale di, di stagione insieme a voi. Grazie ancora per averci seguito, dal pacca dal corrado. Grazie e alla prossima settimana Ciao a tutti.